In diretta dal Salone Internazionale del Libro per Book Sprint Edizioni presentiamo Pinuccia Giovine, i sigilli di Hammurabi. Pinuccia, benvenuta. Benvenuta. Buongiorno. In questo nostro salotto. Parliamo di un giallo. Un giallo. Un giallo. Il tuo terzo romanzo, se così... Sì, il primo era un romanzo per ragazzi. Poi il primo invece faceva già parte di questa serie di libri gialli, dove il protagonista è sempre questo commissario Enrico Bentivoglio, la sua squadra, e di solito sono ambientati a Milano. Ecco, Enrico Bentivoglio, un commissario, ce lo dobbiamo immaginare? Dunque, sui 40 anni, una persona di solito veste molto elegante, una persona curata, gentile, non volgare, con un profondo senso della giustizia. Ovvio. Quindi, e quindi un commissario che non ama le sconfitte, nel senso non ama perdere, quindi... Beh, evidente, ovviamente. Evidente. Allora, parliamo di questo, i sigilli di Hammurabi. Il commissario, allora, cosa si trova a dover rivolgere? Il commissario si trova a dover indagare su una serie di delitti che sono legati a 7 sigilli appartenuti al re Hammurabi. Quindi il romanzo inizia nella Babilonia del 1750 avanti Cristo, quindi lontano nel tempo, e questo è l'unica cosa storica del romanzo. Infatti Babilonia è realmente esistita, e anche il re Hammurabi. Poi si viene subito ai giorni nostri, dove inizia col primo delitto legato a uno di questi sigilli. Ecco, e che cosa succede? Secondo me un libro giallo deve avere fondamentalmente il pregio di tenere alto l'interesse del lettore. E quindi questo direi che lo tiene, perché fino alla fine non si sa chi sia l'autore di questi efferati delitti, che tira un po' le fila di questi sigilli. Che quali sono le peripezie? Le peripezie, perché appunto questi preziosi non sono tutti a Milano. Uno arriva dagli Stati Uniti, un altro da Londra, quindi c'è un intreccio di situazioni, una diversa dall'altra, e un intreccio di personaggi, ognuno con la sua storia, però uniti da questi sigilli. Quindi 7 persone che hanno in possesso questi sigilli senza sapere il loro effettivo valore e qual è il loro significato. E il tutto però si svolge in più anni? No. Milano, iniziamo con Milano aprile 2009. Sì, e finiamo 2012. Sì, perché poi da quando praticamente viene scoperto l'assassino e termina l'inchiesta, due anni dopo si torna al sito archeologico di Babilonia per verificare se effettivamente la storia di questi sigilli sia una leggenda o sia realtà. Quindi qui non lo posso dire. Questa è una domanda a cui noi non possiamo dar risposta. Per il momento no. Dove trai l'ispirazione per i tuoi romanzi? Ma tu, diciamolo, hai un negozio di fiori. Sì, no, ma quindi tutt'altro, perché il mondo dei fiori mi dà molto. Sì, non c'entra nulla col crimine. Tranquillo, creativo, sì. Solare. Ma diciamo che il crimine ha molte sfaccettature, quindi un input ti può venire, che so, da un articolo, quello che leggi sul giornale, da un'inchiesta che vedi in televisione, molti sfaccettature. Quindi diciamo, il primo libro era un serial killer, questo invece ci sono dei delitti legati al denaro, diciamo. Poi può essere legati all'amore. C'è l'amore? In questo non molto. Questo devo dire che nel precedente molto. Perché qual è l'elemento che non deve assolutamente mai mancare in un giallo? E in un giallo non deve mai mancare la suspense, perché è quella che lega il lettore e che lo invoglia ad andare avanti. Quindi sicuramente deve essere avvincente, già dalla prima pagina.
Quanto tempo hai impiegato per scrivere questo libro? Ma non molto, perché avevo già la storia in mente, quindi direi un mesetto. Quindi avendo già la storia in mente, sì, non c'è stata esitazione nel svolgersi, appunto, nel susseguirsi, no, delle vicende? No, grandi linee ce l'avevo già, quindi non sapevo ancora chi fosse il colpevole, però. Ah, quindi si decide man mano, sì, che si scrive? Sì, man mano, di solito. Non decidi all'inizio, no. Lui sarà il mio colpevole, no, il colpevole del, no, libro? A seconda di come poi la vicenda prende corpo, mi decido. Il bello dello scrivere è questo, in fondo, perché lo scrittore decide. Ha la penna in mano, quindi crea questi personaggi, li fa parlare, e questo è il bello dello scrivere, penso. Per me sì. Quanto condiziona un po' questa tua passione per la scrittura, il tuo modo poi di vedere il mondo, di vivere la vita? Ma no, questo per me è poco più di un hobby, anche perché, come dicevo prima a una collega, io avendo già una certa età posso fare quel che voglio, perché l'anzianità fa grado, è vero. Quindi faccio quello che mi piace fare, mentre invece magari un giovane è distratto da altre cose, il lavoro, la carriera, la famiglia. Io invece a una certa età si fa quel che si vuole. Quindi tu scrivi perché? Per piacere. Per piacere. Per piacere, e poi mi fa piacere anche quando sento le persone che lo leggono, che mi fanno i complimenti, che vengono, ma quando ne pubblichi un altro, mi è piaciuto. Ecco, infatti, quali sono stati i commenti fino ad ora? Ma finora molto buoni. Molto buoni, direi. Le persone non si aspettavano forse quel finale? Ti è mai stato detto? No. Non mi aspettavo. No, o dicono, soprattutto quando si legge un giallo, no, all'inizio della lettura si scommette, dice secondo me il colpevole sarà lui. Poi si indovina. No, nessuno ha mai parlato di questo. Abbiamo detto però, sono stato fino a tarda notte sveglio perché volevo vedere come andava a finire. Che praticamente è la stessa cosa. Quindi non indovinano, non si lanciano nell'indovinare. E il tratto del libro a cui sei particolarmente affezionata, o comunque quello che ti ha dato piacere nello scrivere? È difficile parlarne, perché se lo dico è un libro giallo. Potrei dire, ma se dico... sciupo un po' l'interesse, però, perché più o meno sì, cioè, è quando praticamente le indagini prendono una svolta inaspettata, perché un'indagine che sembrava praticamente quasi finita, invece no, c'è una sorpresa ulteriore. E quindi sei una lettrice? Sì. E leggi i gialli? Sì, fondamentalmente leggo un po' tutto, però mi piacciono i gialli. Allora, noi dobbiamo convincere i nostri, chi ci guarda, quindi i nostri spettatori, a leggere questo libro. Che cosa potremmo dire per invogliarli e per far venire loro e suscitare loro la curiosità e magari l'interesse? Allora, un libro rispecchia sempre un po' il carattere di chi lo scrive, perché, volere o no, quando fai parlare i personaggi ci metti del tuo. E questo è un libro, oltre che interessante, perché c'è una vicenda particolare che parte da lontano, per poi comunque ci sono molti personaggi che ruotano intorno, molte storie. Direi che comunque è un libro piacevole, perché non è volgare. Un libro che si legge bene. Quando vuoi rilassarti, anche se è un giallo, per gli amanti del giallo logicamente, però è un libro piacevole, un libro, una storia che si legge volentieri e che fondamentalmente, secondo me, riescono a leggerla tutti, e anche allora, i ragazzi. E allora, quindi non è un thriller, non è una cosa che ti sciocca, anche non i ragazzi. È un noir, non è qualcosa di macchina. Diciamo un poliziesco. Sì. Sì, non è a tinte forti. Non è di paura. No, non è a tinte forti. No, no, no. Quindi è veramente consigliabile a tutti gli appassionati del noir, certo. Però comunque, secondo me è un romanzo che potrebbe far appassionare anche tanti a questo genere. Sì, è vero. Allora, grazie a Pinuccia Giovine per essere stata grazie con a voi. Noi, i sigilli di Hammurabi, mi raccomando. Grazie a voi.